E buonasera a tutti e benvenuti alla live per il lancio della missione USCV-1 di NASA che porterà 4 astronauti in orbita, 3 della NASA e 1 della JAXA. La missione CRew-1 è la prima missione ufficiale nell'ambito del Commercial Crew Program di NASA, che dopo aver rilasciato l'autorizzazione al volo umano per la capsula Dragon di SpaceX, con la missione Demo 2 porta i primi astronauti non collaudatori sulla ISS. La missione Dragon tornerà sulla Terra nel giugno 2021, dopo una missione della durata di circa 180 giorni. Il Dragon verrà lanciato dal pad LC-39A del KSC alle ore 1:27 ora italiana e attraccherà all'ISS circa alle 4 di martedì 17 novembre 2020. Il volo verso l'ISS avrà una durata pari a poco meno della massima durata di volo consentita dalla Dragon. La capsula volerà in orbita LEO, Low Earth Orbit, con riferimento geocentrico ad un'inclinazione di 51,66 gradi. Il docking all'ISS avverrà tramite il modulo Harmony. A bordo della capsula ci sono quattro astronauti, Shannon Walker, Soichi Noguchi, Victor Glover e Michael Hopkins. Essi prenderanno parte alla Expedition 64 a bordo della ISS. Loaded with propellants about a week and a half ago, just a few miles. Mancano 34 minuti e 10 secondi al lancio, ma quindi guardiamo subito la timeline di tutto il volo. A meno 45 minuti dal lancio, l'ufficiale di volo di SpaceX dà il go no go per il caricamento del carburante. In questo caso questo punto è già passato e quindi passiamo al punto successivo. A meno 42 minuti viene ritratto il ponte di docking, come è stato già fatto. A meno 37 minuti viene armato l'escape system della Dragon. A meno 35 minuti comincia il caricamento dell'RP1 e dell'ossigeno liquido del primo stadio. Draco engines, as well as the 8 Super Draco engines that would be utilized in the launch escape system in an abort scenario. And again, we want to be crystal clear, now that fueling for Falcon 9 has started, that means that the 8 Super Draco engines built into Crew Dragon are ready, if needed, to launch the capsule away from the Falcon 9 rocket in an instant if there is any kind of emergency associated with the rocket or on the pad. Now let's go over to SpaceX headquarters in Hawthorne for an operations update. John? Well, we are counting down those final minutes, and everything is still looking good for Falcon 9 and Dragon for an on-time launch just under 33 minutes from now. As you heard, Falcon 9 began propellant loading right on time at T-minus 35 minutes. Now, the propellants that feed the Merlin engines that power Falcon 9 are two liquids. One liquid is the fuel, the other is an oxidizer. And that fuel is a refined form of kerosene, also referred to as RP1. Now, our oxidizer is densified liquid oxygen, also called LOX. Densified means it is kept much colder than typical for launch vehicles, and it takes up less volume. This allows for more oxidizer to be loaded into the first and second stages. Now, to ignite the fuel and oxidizer in the Merlin rocket engine, we use Benissimo, ma parliamo un po' del vettore Falcon 9. Il vettore Falcon è un razzo della famiglia di lanciatori progettati dalla Space Exploration Technology, detta anche SpaceX, e il numero 9 indica il numero dei motori del primo stadio. Il Falcon 9 è prodotto in quattro versioni, la 1.0, la 1.1, il Full Thrust e il Block 5, che è quello attualmente in servizio. Il Falcon 9 è composto da due stadi, entrambi spinti da motori Merlin, ossigeno liquido e RP1, un tipo di cherosene aerospaziale. Inoltre, il primo stadio è progettato per essere riutilizzato. È un vettore di lancio orbitale medio pesante e parzialmente riutilizzabile. Il Falcon 9 è stato presentato come un lanciatore in grado di portare 9.500 kg in orbita terrestre bassa al costo di 27 milioni di dollari. Per il lancio di payload fino a 3,7 metri di diametro e 35 milioni di dollari per payload fino a 5,2 metri di diametro.
Il Falcon 9 era stato progettato per raggiungere sia l'orbita bassa sia l'orbita di trasferimento geostazionaria, oltre a poter portare sia cargo sia equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il Falcon 9 originale ha compiuto 5 missioni con successo tra il 2010 e il 2013 e il più potente Falcon 9 versione 1.1 ha compiuto il suo primo volo il 29 settembre 2013. Tra i vari payload, i più importanti furono il lancio del grande satellite CS-8 per telecomunicazioni di Thaicom, entrambi portati in orbita su un'orbita di trasferimento geostazionaria. L'11 maggio 2018 è stato lanciato il primo Block 5, versione ulteriormente migliorata e definitiva del Falcon 9, capace di un riutilizzo fino a 100 volte. Una delle caratteristiche più innovative in assoluto nel campo del trasporto in orbita è la riusabilità. Solo riutilizzando la prima parte di questo razzo, per più lanci si può raggiungere l'obiettivo di abbassare radicalmente il costo di tale operazione. Ad oggi, infatti, ogni razzo al di fuori di SpaceX può essere utilizzato per un solo volo, in quanto si distrugge ritornando sulla Terra. Questo porta a costi molto elevati che l'azienda californiana è riuscita ad abbattere parzialmente. Una delle caratteristiche più innovative in assoluto è il primo stadio del Falcon 9 riutilizzabile. Dopo il distacco e il rientro in atmosfera, infatti scende in caduta libera controllata attraverso 4 lettere aerodinamiche il titanio. Poi accende nuovamente i motori frenando bruscamente la caduta ed atterrando in piedi, estendendo a pochi metri dalla superficie 4 zampe retrattili. Su di una zattera predisposta nell'Oceano Pacifico, Autonomous Spaceport Drone Ship, o in una piazzola di atterraggio nella terraferma. Per favorire il riutilizzo, il primo stadio del Falcon 9 è stato costruito appositamente con un diametro non superiore ai 3,7 metri, in modo da poter essere classificato come trasporto eccezionale su una strada secondo le leggi degli Stati Uniti d'America. In questo modo, smontando le gambe di atterraggio, il primo stadio può essere trasportato su una porticolare rimorchio lungo circa 50 metri attraverso tutti gli Stati Uniti senza dover essere disassemblato. Into flight, Falcon 9 engines will throttle down to help pass through the period of maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to as max Q. It's worth noting that once we hit max Q, the vehicle will be going supersonic. Once we are through the period of maximum dynamic pressure, we can throttle up our Merlin engines again. And from there, at about 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that will happen in rapid succession. First is MECO, or main engine cutoff. This is where all 9 Merlin N1D engines shut off. Ma visto che vi ho parlato dei carburanti usati nel Falcon 9, vi spiego che cos'è l'RP1. L'RP1, noto anche come Rocket Propellant 1, si indica un tipo di cherosene impiegato come propellente in alcuni motori a razzo. Pur essendo caratterizzato da un impulso specifico inferiore a quello dell'idrogeno liquido, l'H2, è meno costoso, stabile a temperatura e pressione ambiente, con una densità assai maggiore e con minori rischi di esplosione rispetto ad altri propellenti liquidi a condizioni di pressione e temperatura ambiente, come l'idrazina, mostra una tecnicità assai inferiore. Il processo di produzione dell'RP1 parte dalla raffinazione di greggio con alto contenuto di cicloalcani, idrocarburi saturi con struttura ad anelli. Mediante un processo di desolforazione viene abbattuto il contenuto di zolfo, che alle alte temperature tende a reagire con i metalli, oltre che promuovere la polimerizzazione degli idrocarburi in residui gommosi che possono accumularsi nelle tubazioni. Le analoghe versioni impiegate sulle motorizzazioni sovietiche e russe sono denominate T1 e RG1-5, ma le loro proprietà sono quasi identiche all'RP1, con l'unica differenza della maggiore densità, circa 820-850 kg al metro cubo, contro gli 810 dell'RP1. Viene usato dagli Stati Uniti per i lanciatori Atlas, Delta, Saturn V e altro ancora.
Nell'Unione Sovietica tutti i missili appartenenti alla famiglia di missili R7, il Vostok e la Soyuz usavano la variante RP1, anche se questa variante, utilizzata principalmente per le applicazioni spaziali, veniva utilizzata inizialmente dai primi velistici intercontinentali USA, SM-65 e SM-68 e i sovietici RF-7, ma fu presto sostituito da tipi di motore a combustibile solido a base di carburante o idrazina. Il costo è di circa $20 al litro. Half hours Dragon will begin its approach phase, undergoing a number of phasing burns as it makes its way to station. All of that will be coming up soon. Cryohelium load. And confirmation stage 2 cryohelium being loaded now, but for now let's check back in with Marie at Kennedy Space Center. Marie? All right, thank you, Leah. If you're just joining us, we are now at T-minus 25 minutes, 5 seconds and counting from the second astronaut launch from U.S. soil this year and the first with 4 astronauts aboard Crew Dragon. We want to go over to NASA's Garvey McIntosh. She is standing by in Japan to speak live with the... come ossidante per il carburante dei razzi, dato che non esiste aria atmosfera nello spazio, si usa l'ossigeno liquido. L'ossigeno liquido può essere utilizzato come ossidante nell'industria aerospaziale, contenendo fino al 25% di ozono liquido e diversi altri additivi che lo rendono più stabile. È inoltre spesso usato in combinazione con idrogeno liquido o cherosene, in quanto permettono di ottenere un elevato impulso specifico. Venne impiegato nei primi razzi come il V2 e il Redstone, il Semi-Orca o l'Atlas, nonché nei primi ICBM. Sebbene quelli moderni, a causa delle sue caratteristiche criogeniche e della necessità di un rabocco regolare dei serbatoi per rimpiazzare le perdite dovute all'ebollizione, non lo usino più, in quanto non si permette una facile manutenzione ed operazioni veloci di lancio. Molti razzi moderni usano l'ossigeno liquido, compresi i motori principali dello Shuttle e i 9 Merlin del Falcon 9. L'ossigeno liquido fa fumo per via dell'evaporazione di piccole quantità durante il caricamento del razzo. Mission represents for Noguchi-san? Well, as the first Japanese astronaut on board 3 different spacecraft, Space Shuttle, Soyuz and Crew Dragon, I'm sure he will play an outstanding role based on... Adesso vediamo parlare il direttore della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese. JAXA è un acronimo che sta per Japanese Aerospace Exploration Agency. E qui vediamo parlare il direttore nella diretta della SpaceX. Japanese private companies are also getting to use the experiment module keyboard for the initiatives. We expect that we will round the utilization of Kibo. Thank you. Thank you. And last question. Looking toward a little bit towards the future, I know recently Japan, along with 7 other countries, including the United States, recently signed the Artemis Accords. Can you tell us a little bit more about the Artemis Accords and what that means for future space exploration? Well, last month in October, the vi do un attimo un riferimento meteo, è il cielo è sereno, non c'è la pioggia e ci sono dei leggeri venti da sud. Niente di preoccupante per il lancio, si continua il conteggio. TV and Hayabusa 2. And we continue to move forward with technical considerations with NASA and other international partners. In addition to the field of human space flight, we will continue and deepen our cooperation with NASA and our international partners in order to explore the new era of space and contribution to our society on Earth. Bene, molto probabilmente avrete anche visto, guardando parti di immagini con la Dragon e con gli astronauti, queste meravigliose tute. Queste tute sono disegnate da José Fernández, fondatore degli Aeronead Studios. L'artista ha realizzato ben 6 tute per 4 film di Batman e... oltre che costumi per i lungometraggi di Wolverine, Wonder Woman, Captain America, Civil War e altri ancora.
Le tute non sono progettate per le EVA, attività extraveicolari, ma bensì per resistere nel vuoto e garantire la sopravvivenza degli astronauti durante le fasi di lancio e rientro sulla Terra, nel caso in cui dovesse presentarsi una pericolosa depressurizzazione. Le connessioni elettroniche e dell'ossigeno per proteggere dalla depressurizzazione, il cosiddetto supporto vitale, trovano posto sulla coscia e si agganciano al casco stampato in 3D, nel quale sono presenti microfoni, valvole integrate e meccanismi per la retrazione e il bloccaggio della visiera. Le tute sono molto confortevoli e vengono realizzate perfettamente su misura. Il prezzo per ogni singola tuta non è noto, ma può variare dai 2 ai 12 milioni di dollari. Le tute sono pressurizzate e possono essere raffreddate o riscaldate a seconda del gradimento dell'astronauta. Of what this mission means to you with us. And in these final moments, let's check in with Shaniqua at Mission Control in Houston. Shaniqua, what's the latest? Thanks, Tahira. The space station team here in Houston is focused, and critical systems on the station continue to function normally. The teams have verified the command path from the ground up through the constellation of communication satellites to the station. Everything is nominal, and the station will be ready to receive Dragon tomorrow. NASA Flight Director Anthony Varia has been leading the operations planning between the joint NASA and SpaceX teams for the Crew 1 mission. And with the mission about to begin, he passed along this to the teams. No matter the spacecraft, our jobs remain the same. We will protect the crew, we will protect the vehicle, and we will perform our mission. We remain tough and competent. We operate with resilience. Anthony and team are on console here in Mission Control for launch and will be back tomorrow for minus 90 minutes 26 seconds for the launch. Quindi il countdown prosegue senza intoppi, non sembra esserci condizioni meteo avverse, continuiamo a vedere la timeline. A meno 16 minuti dal lancio, quindi esattamente tra 2 minuti, avverrà il caricamento, l'inizio del caricamento dell'ossigeno liquido nel secondo stadio, mentre a 7 minuti comincerà il raffreddamento delle piastre ablative dei motori. Come funziona il raffreddamento del motore? Le piastre ablative sono delle piastre che vengono posizionate all'interno del motore e quelle, quando viene acceso il motore, si bruciano e evitano che si bruci la carcassa del motore o il resto del razzo. A meno 5 minuti dal lancio avverrà il passaggio all'alimentazione interna della Dragon. A meno un minuto avverranno i check pre-volo finali e la pressurizzazione dei serbatoi del carburante. A meno 45 secondi avverrà il finale go no go per il lancio. A 3 secondi dal lancio avverrà l'accensione dei motori e ovviamente a 0 secondi il lift off. Ma subito dopo il lancio, a più 0,58 secondi, avverrà il max Q, che è il massimo punto di pressione meccanica sul corpo del razzo. A più 2 minuti e 37 avverrà lo spegnimento del primo stadio MECO Main Engine Cutoff. A più 2 minuti e 40 secondi avverrà la separazione dei due stadi. A 2 minuti e 48 secondi l'accensione del secondo stadio, a più 7 e 29 il rientro del primo stadio, a più 8 e 50 lo spegnimento del secondo stadio SECO 1, Second Engine Cutoff, a più 8 e 59 accensione dei motori e dell'atterraggio del primo stadio, a più 9 minuti e 29 l'atterraggio del primo stadio, a più 12.03 la separazione della Dragon e a più 12.48 l'apertura del NOSCON di Dragon. Come vedete, adesso quel fumo è derivante dal caricamento dell'ossigeno liquido che evapora in una minima parte, però quella minima parte in realtà è una grande quantità. Mancano 16 minuti e 45 secondi al lancio. Yeah, and that is a beautiful destination. Let me just tell you that the four of them are going to
you know, do amazing work there. And it's been mentioned a couple times before, you know, this partnership that we have that's allowing us to do such incredible things that are just ultimately about improving life on Earth. Absolutely. Cool. And Nicole, I think it's worth mentioning, we didn't talk about this earlier, and I know you are a very humble. Ma visto che stiamo lanciando la Dragon 2, parliamo appunto di questa meravigliosa capsula che è una grande innovazione tecnologica. La Dragon 2, anche conosciuta come Dragon versione 2 o all'inizio la prima versione Dragon Rider, è la seconda versione della capsula cargo di Dragon di SpaceX, certificata per il trasporto di esseri umani. Esistono due versioni della navicella Dragon 2. La Crew Dragon per il trasporto degli equipaggi e la Cargo Dragon per il trasporto del carico utile. È progettata per il volo con astronauti in orbita LEO, ovvero Low Earth Orbit, orbita bassa. È equipaggiato con 8 motori Super Draco che hanno come funzione principale l'aborto della missione in caso di emergenza. È progettata per rimanere attaccata all'ISS per 180 giorni, fino ad un massimo di 210. I motori inizialmente erano progettati per un atterraggio con retrorazzi, ma questa idea è stata abbandonata nel 2017 per optare al classico rientro in mare, ovvero l'ammaraggio. La capsula è dotata del bagno che può essere utilizzato nei momenti di viaggio verso la stazione spaziale. Può effettuare un massimo di 10 missioni prima di un importante ricondizionamento. Capacità di 7 astronauti per 7 giorni. E ogni motore Super Draco è in grado di produrre 71 kN di spinta. Ogni gruppo di motori, chiamato Quad da SpaceX, contiene due motori Super Draco e quattro motori Draco che servono al controllo dell'assetto. Normalmente il carburante di due Quad è utilizzato per le manovre in orbita, mentre gli altri due per il rientro. I motori Super Draco sono i primi completamente stampati in 3D. La camera di combustione è stampata in Inconel, una lega di nickel e ferro. I controlli sono posti su 3 pannelli touch screen ed inoltre la capsula è dotata di un controllo attivo del centro di massa per un atterraggio più preciso. I costi di volo saranno di 160 milioni di dollari o di 20 milioni per ogni membro dell'equipaggio in caso che fossero 7 al completo. Tutto ciò farà risparmiare la NASA che, dato che un posto sulla Soyuz russa costa 80 milioni di dollari. Finally Dragon, the Dragon mission director and team, they are reporting no issues. Mancano 13 minuti e 28 secondi al lancio. What you have left now is just the strong back alongside of Dragon you can see on your monitors. È iniziato il caricamento dell'ossigeno liquido nel secondo stadio e vi ricordo che a meno 7 minuti comincerà il raffreddamento delle piastre ablative. Final instructions relayed to them. The crew displays will be configured for launch and that allows the crew to get insight into how launch is proceeding and provides constant updates on vehicle health to the crew that you can see on the right hand side of the monitor. The crew will also at that time close their visors in preparation for launch. Now at T-minus 5 minutes we'll be in terminal count and Dragon will transition to its internal battery power. We'll hear continued callouts on the countdown net as we get close to zero and to liftoff. But right now 12 and a half minutes to go, everything looking good. Leah and I will be commenting, but we're going to let you listen in to a lot of the discussion and just enjoy the last 12 minutes of the countdown as we head for liftoff again, 27 minutes, 17 seconds after the hour. That's right, John. It's so exciting. Only 12 minutes, 13 seconds until liftoff now. And just some things that you can look for, especially upon ascent. You'll be hearing some performance calls as we get into the final countdown and then after liftoff. These are SpaceX flight controllers. They're reporting the trajectory, the speed, the booster performance, and some of the key milestones for Falcon 9 and Crew Dragon on the way uphill. It's about a 9-minute ride to orbit, and a few minutes after that is when we'll see Crew Dragon separate from the second stage and begin flying free on its own. Some of those other calls you'll hear upon liftoff are number and letter combinations. These mark different abort zones throughout the flight. The first two are 1A and 1B. This signifies they're in the first stage, and that will last until they're up to the very north of North Carolina.
The next are 2A through 2E, or 2ECHO. Those will come into play once the second stage kicks in. That lasts from the top of North Carolina all the way... Mancano 11 minuti al decollo e adesso vi voglio parlare un po' degli astronauti. I nostri 4 astronauti della NASA e uno della JAXA sono Victor Glover, che farà funzione di pilota in questa missione, Soichi Noguchi della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, che farà da specialista di missione, Shannon Walker, che è anch'essa specialista di missione, e Michael Hopkins, che farà il pilota per questa missione, sarà il comandante per questa missione. Ecco quindi le immagini degli astronauti che sono caricati nella capsula Crew Dragon. Tutti i comandi sono gestiti automaticamente e vengono presi il controllo viene preso dagli astronauti solo in caso di emergenza. Adesso, tornando nella sezione della diretta di SpaceX, si poteva vedere pochi secondi fa i pannelli di controllo touch che servono a gestire tutto quello che avviene all'interno della Dragon. Ma continuiamo anche a vedere il caricamento dell'ossigeno liquido a meno 10 minuti e 06 secondi dal lancio. Dragon, SpaceX, confirm crew displays are configured for launch. And SpaceX, this is Dragon. Displays are configured for launch. Copy, Resilience. We're honored to have you as our crew as we begin operational missions to the ISS. Have an amazing trip and know that we are all for one. Rapido riferimento meteo. Il vento continua a essere una leggera brezza da sud e il cielo leggermente velato. Quindi possiamo ancora procedere con il lancio a meno 9 minuti e 20 secondi. Copy all. Thanks, Hopper. That was the voice of Commander Mike Hopkins confirming those crew displays are configured. And that T-minus 10 minutes was another check for the Falcon 9 launch commit criteria. It was checked by some computers. It was the last check of a wide variety of the Falcon system data to make sure we are go. From here on, we continue to count down until T-minus 7 minutes when the pre-valves open. T-minus 8 minutes, 30 seconds and counting. As Liam mentioned, the next major event at T-minus 7 minutes, we will open the pre-valves. Currently, the Merlin engines on the first stage are isolated by valves that are between the propellant tanks and with the Merlin engines. We'll open the pre-valves. That'll allow us to begin passing a small amount of liquid oxygen through the inlet of the turbo pumps. That'll chill them down to get them ready for when we bring the pumps up to full speed at T-minus 2 seconds. We want to make sure that the pumps are chilled so that there's not any opportunity for the liquid oxygen to possibly get in contact with a warm pump and turn into gas, something you want to avoid on a turbo pump. 7 minutes. Benissimo, tra 38 secondi comincia il raffreddamento delle piastre ablative. Up and in the first stage, we're almost at 100% of that densified kerosene. As we mentioned, second stage is full. First stage fueling should be complete for that RP1 at about T-minus 6 minutes. Standing by for pre-valve opening. Benissimo, il raffreddamento delle piastre ablative e quindi dei motori è cominciato e quindi tra pochi minuti cominceremo la pressurizzazione dei serbatoi. Vi faccio rivedere un attimo la timeline
E come vedete, a meno un minuto comincerà, a meno 5 minuti passerà all'alimentazione interna la Dragon, e a meno un minuto avverranno i check prevolo finali e la pressurizzazione dei serbatoi del carburante. Stage 1 RP load complete. That's the densified kerosene, that fuel on the first stage, already full on the second stage, and we'll still be loading liquid oxygen up until about 2 minutes prior to liftoff on the second stage. Standing by for that fuel call. Stage 1 fuel load is complete. Okay, right on time, and a great view of Dragon sitting on top of the Falcon 9 as we're continuing to load liquid oxygen onto both the first and second stages. The RP1 kerosene fuel is now completely loaded on both stage 1 and stage 2. All continues to go well, just under 6 minutes to launch. Vediamo che il caricamento dell'ossigeno liquido nel secondo stadio sta continuando senza intoppi e mancano 5 minuti e 24 secondi al lancio. Fuel on first and second stage is complete and liquid oxygen loading continues with the second stage at about 80%, first stage at 95%. Something else you might notice is water rushing the pad shortly before liftoff. That's to suppress the sound and keep any sound from imparting a load on Crew Dragon as it prepares to lift off. Arriva la conferma dall'ufficiale di SpaceX che la Dragon è passata ai comandi interni. Falcon 9 propellant tanks are pressurizing for strongback retract. Good confirmation that Dragon is on internal power, and now we'll be looking for a major milestone before we launch today. That'll be the strong back retract. John, you want to tell us a little bit more about that? Yeah, Leah, if we get a close-up of the Dragon at second stage. Strong back is retracting. We've heard the call out, strong back retracting. That's a two-step sequence. First, there are clamp arms around the very top of the second stage. You can see one of them just above the gaseous oxygen vapors coming out of the second stage. Those arms will open up. And then in just inside of T-minus 4 minutes, once the arms are released, we'll begin to retract the strong back alongside the vehicle. It'll move back 2 degrees in position by about T-minus 3.5 minutes. We ought to be finished with that. 4 minuti al decollo, la tensione si sente sulla mano. Once we hit T0 as part of the liftoff sequence. At T-minus 3 minutes, we'll right now we're waiting for the retract. And there you can see the strong back is beginning to move away from the vehicle. And it looks like we are just about into the required pre-launch position, just a couple degrees away from the Falcon 9 and the Dragon capsule. But right now, T-minus 3 minutes, 8 seconds, everything continues to be go on Dragon and Falcon 9. Currently standing. Dragon is in terminal count. And Dragon is in terminal count, and we are standing by to hear that stage 1 liquid oxygen loading is complete. Stage 2 lock load is complete. And there we have it, and stage 2 should finish shortly after at about 2 minutes prior to liftoff. So now the last major event is finished liquid oxygen loading on stage 2. Wraps up at about T-minus 2 minutes. Then at about T-minus a minute and a half, we have to drain back and vent down the liquid line that goes up the strong back alongside the Falcon 9. If you see a large white cloud about midway down around the rocket. Il caricamento dell'ossigeno liquido nel secondo stadio è completato e procediamo con il countdown. Siamo a T-minus 2 minutes 00 seconds. Stage 2 lock load is complete.
Dragon is in auto idle. And good calls that stage two liquid oxygen load is complete. That means we have full fuel on the first and second stages, that densified kerosene, and we're full of the oxidizer. Ah, meno un minuto dal volo, dal decollo, avverranno i check prevolo e comincerà la pressurizzazione finale del serbatoio del carburante. A meno 45 secondi dal decollo verrà chiesto il go no go per il lancio dal direttore di lancio di SpaceX e a meno 0,3 secondi verranno accesi i motori del Falcon 9, i 9 motori Merlin 1D. Seconds now until liftoff. 49 secondi al lancio. Go for launch and at 37 seconds the International Space Station flying over Kennedy Space. 30 secondi al decollo. 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Falcon 9 liftoff! A più 58 secondi dal lancio ci prepariamo al max Q, massimo punto di pressione esercitata sul corpo del razzo. Falcon 9 è supersonico. Preparation for max Q, which is maximum aerodynamic pressure. Stage one, that call out for throttle down. Power and telemetry continue to be nominal for the vehicle, now traveling at 262 meters. Max Q raggiunto, Falcon 9 supersonico. T plus 1 minute 30 seconds. That Falcon has passed through max Q. And we've just entered stage 1 Bravo aboard mode that's going to take them through the end of the first stage burning just before. Continua la salita del Falcon. Siamo a 2037 km orari, 21 km di altitudine. Plus 1 minute and 40 seconds into flight, Dragon and Falcon 9 traveling 709 meters per second. That call that MVAC chill is underway, the Merlin vacuum engine. Now with the call out of MVAC D chilling, similar to what we saw in the first stage Merlin engines, the second stage engine being prepared for its ignition coming up in just over 30 seconds from now. We're a half a minute away from three quick events in rapid succession. We're going to get main engine cut off. Ci prepariamo alla separazione degli stadi a T plus 2 minuti e 18 secondi. And an ignition of the second stage engine. We've begun the throttle down in preparation for stage separation. Main engine cut off, separazione del secondo stadio e accensione secondo stadio. Vediamo su quest'altro lato che
Il Falcon ha dispiegato le alette in titanio che servono a rientrare. Queste alette hanno un movimento rotatorio e servono a stabilizzare il Falcon. Poi a pochi metri di altitudine verranno aperte le zampe e accesi i motori per la frenata e il Falcon atterrerà sulla chiatta Just Read the Instruction al largo dell'Oceano Atlantico. It continues to coast up to an apogee before it begins to descend back into Earth's atmosphere. Siamo a una velocità di circa 7500 km orari e un'altitudine di 150 km, scusate. Quindi abbiamo superato di 50 km la linea di Kármán, che è il confine immaginario dove finisce l'atmosfera e comincia lo spazio. Il Falcon sta entrando nell'orbita terrestre bassa, orbita LEO. Tutto sembra vada bene. A T+ 04 minuti 11 secondi dal lancio. La traiettoria sembra tutto nominale. Right now you can see the second stage engine glowing with the standard red. Tutto sembra nella norma. Tra pochi minuti avremo il SECO, Second Engine Cut Off, quindi lo spegnimento del secondo motore. Dragon made it to the Falcon 9 second stage, heading into the low Earth orbit, where Dragon will then separate and begin its trip the rest of the way to the space station. Siamo a una velocità di 10.150 km orari, altitudine di 197 km. Traiettoria nominale. Tutto nella regola. Il lancio procede correttamente. Coming up in another couple of minutes, we will have the entry burn, where we begin to slow down the first stage. Trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Another call out, another nominal trajectory, just what we love to hear. That voice you're hearing on board Dragon, that's Commander Mike. Tra poco avremo lo spegnimento del motore del secondo stadio e poi lo sgancio della Dragon, appunto, dal secondo stadio del Falcon 9. Parametri orbitali normali, tutto continua nella norma a T+ 6 minuti e 34 secondi dal decollo. Velocità di 14.300 km orari, altitudine di 200 km. From the ignition for the entry burn on first stage. And we're about 2 minutes away. SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Great news, now 7 minutes after launch, second stage engine continues to burn, everything looking good. Siamo a T+ 7 minuti 11 secondi dal lancio. Tra pochi secondi dovremo vedere le immagini del rientro del primo stadio del Falcon 9 sulla chiatta radiocomandata Just Read the Instruction, parcheggiata al largo dell'Oceano Atlantico. Siamo a un T+ 7 minuti 33 secondi. Ecco, vediamo le prime immagini del Falcon che sta rientrando. Vedete che le alette sono già dispiegate per comandare e vedete che hanno una leggera rotazione per inclinare il razzo nella rotta ideale all'atterraggio. E vedete il motore che è già acceso a un'altitudine considerevole. E invece il secondo stadio, dall'altra parte dello schermo, alla vostra destra, sta ancora spingendo con il motore e tra poco
tempo avverrà il SECO, ovvero il Second Engine Cutoff, e lo spegnimento del secondo stadio. That's right, we've got about 30 seconds more. Now just about 20 seconds more of stage 2 continuing to burn until we see second stage engine cutoff, or SECO. We'll coast for a few minutes afterwards to allow the rates in motion to... Roger, there. Shannon. There's that call for Shannon. That's Shannon, Ireland, an abort zone, but it looks like we continue smoothly to orbit today. Bene, second engine cut off, motore del secondo stadio si è spento a T plus 09 secondi e 09 minuti 12 secondi. Il secondo stadio del Falcon viaggia a una velocità di 27.000 km/h. Adesso vediamo alla sinistra dello schermo il Falcon 9 che atterra sulla chiatta. Ecco, vedete le vibrazioni già. Ecco qui che atterra il nostro Falcon. Purtroppo le immagini sono sempre rovinate per via della trasmissione della chiatta che avviene via satellite, e le vibrazioni del Falcon disorientano l'antenna e non si riesce a trasmettere correttamente. E poi, come vedete, una volta che il Falcon è atterrato, la connessione si ripristina. Vediamo sulla parte sinistra dello schermo il motore del secondo stadio che si è spento correttamente. Adesso invece il controllo missione della SpaceX a Houston. Siamo a un T plus 10 minuti 08 secondi dal lancio e siamo a una velocità di 27.000 km/h. È atta a rimanere in orbita, è a un'altitudine di 198.74 km e qui vedete adesso una visione interna degli astronauti che si trovano a bordo della Dragon. Un volo perfetto, devo dire, atterraggio anche del Falcon veramente ottimo, decollo perfetto. È stato veramente un ottimo lancio, un ottimo rientro per questa missione di SpaceX. Complimenti, devo dire, SpaceX, che rispetto all'altra volta non ci sono stati ritardi. Purtroppo in realtà il lancio doveva avvenire ieri sera, ma non è potuto avvenire per via di un problema meteorologico, e ancora prima in realtà era stato programmato per settembre, ma per un problema ai motori del Falcon SpaceX ha preferito rimandarla per la sicurezza. Vediamo gli astronauti. Come potete vedere, l'astronauta al centro, che non riesco bene a capire chi sia, ha il supporto vitale agganciato alla coscia, e quelli sono lì ci sono tutti i computer che regolano la temperatura della tuta, e serve a gestire tutto il kit, diciamo, in dotazione all'astronauta. Vediamo altre immagini del centro controllo missione di SpaceX. Siamo a un T plus 11 minuti 43 secondi dal lancio, velocità della Dragon di 26.999 km/h e un'altitudine di 200.2 km. Adesso vediamo sulla sinistra dello schermo le immagini dell'interno della Dragon, perché tra pochi secondi è benissimo, la Dragon si è sganciata dal secondo stadio del Falcon 9 e procede verso la stazione spaziale. E il docking, ovvero l'attracco con il modulo Harmony della NASA sulla ISS, avverrà domani notte, alle martedì notte alle 4 di mattina. E se avete voglia, domattina alle 4 il mio amico Astro Tommies sarà in diretta sul suo canale YouTube per seguire l'attracco. Quindi se avete voglia di andare a vedere l'attracco anche domani alle 4, se non vi è bastato svegliarvi così presto oggi per seguire me, potete andare tranquillamente sul suo canale domani per seguire il docking. Vediamo ancora sulla sinistra dello schermo le immagini dell'interno del secondo stadio
che purtroppo si brucia al rientro in atmosfera, perché quello ancora SpaceX non è riuscito a farlo recuperabile, ma speriamo che presto arriverà in modo da ridurre al minimo i costi di volo. Crew Dragon, we had that short look at the second stage. As it departed, that second stage will burn up upon re-entry into Earth's atmosphere. Tutto procede normalmente, veramente un ottimo volo sembra che stiamo facendo. Dragon SpaceX, we see nominal service section Draco checkouts and the unifier activation. And SpaceX, this is Dragon, we copy all and we see the same. Adesso vediamo una ripresa interna della Dragon, vediamo i due astronauti. Come potete vedere qui si vede un primo piano del davanti di tutti i display touch, i tre display touch che servono a controllare la Dragon. Vedete, ci sono vari parametri orbitali e da qui di tre display touch si può controllare il tutto. Adesso che finite le operazioni critiche della fase di decollo e di messa in orbita, gli astronauti si potranno sganciare dai loro sedili e poter usufruire dei servizi igienici e mangiare fino all'arrivo a domani alle 4 appunto sulla ISS. In realtà il docking era programmato per le 13 di oggi, quindi lunedì 16 novembre, ma non si è potuto fare, non si è potuto effettuare a quest'ora dato che è stato rimandato tutto il lancio. Domani il docking che verrà effettuato alle 4, quindi il volo che attenderà la Dragon è quasi al limite delle capacità che riesce ad ottenere la capsula. Per un volo, infatti, la capacità massima sarebbe di navigazione di 7 giorni con 7 astronauti, però per un volo di attracco all'ISS non si potrebbero fare più di un tot di ore. Vediamo qui gli operatori di NASA e di SpaceX che stanno facendo commenti sul volo, e io tra un po' chiuderò la diretta, dato che diciamo le parti più interessanti sono andate bene. E quindi complessivamente lancio ottimo, veramente senza ritardi, preso al primo colpo. Il tempo anche ha favorito molto il lancio e le operazioni di pre-volo eccetera. Quindi veramente un ottimo volo e speriamo che sarà altrettanto di successo il docking. E vi ricordo che questa missione è molto importante dato che svincolerà la NASA dal Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Infatti con questo Commercial Crew Program, di cui SpaceX è il maggior produttore, infatti in questo Commercial Crew Program c'è anche la Boeing con la CST-100 Starliner, che però ancora non è stata mai lanciata e non è nemmeno in produzione. Ma detto questo, per ora solo SpaceX lancia nell'ambito del Commercial Crew Program di NASA. Questo programma, come vi dicevo prima, svincolerà NASA dal Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, e quindi farà risparmiare all'agenzia spaziale americana molti soldi, come a tante agenzie europee. Infatti dalla prossima missione, la Crew 2, volerà con la Dragon anche un astronauta francese dell'Agenzia Spaziale Europea. E detto questo, vi ricordo che troverete la live caricata da domani sul canale YouTube, la potrete riguardare